Oggigiorno ci arrivano immagini che non ci piacciono, ci sono immagini raccapriccianti e allora ci sono una lista di cose che veramente non vorremmo vedere e allora io ne ho stilata una invece di cose che mi piacerebbe vedere. Cose che mi piacerebbe vedere. Mi piacerebbe vedere il Papa che apre la finestra la domenica mattina e non trova nessuno. E il camerlengo, Sua Santità, dall'altro lato. Ah, c'hai vero. Mi piacerebbe vedere l'IKEA in fiamme e una volta chiamati i vigili del fuoco arriva il pompiere con tutta la manichetta smontata. Fanculo, montatevela voi. Mi piacerebbe vedere Schettino al timone di una nuova nave e io dal porto che saluto i miei suoceri. Mi piacerebbe vedere Saviano che passeggia tranquillamente per la strada della sua città. Mi piacerebbe vedere il mio cane che raccoglie con sacchette e paletti i miei bisogni al parco. E mi piacerebbe vedere Monti arrivare alla fine del mese con la pensione di mia nonna e dare a mia nonna un solo stipendio di Monti per farle fare la regina fino alla fine dei suoi giorni. Mi piacerebbe vedere il terzo mondo arrivare sul gradino più alto del podio, almeno per una volta, l'oro. Mi piacerebbe vedere qualcuno che mi restituisse il portafoglio che ho perso con dentro i soldi che non c'erano. Mi piacerebbe vedere il direttore della mia banca chiedere l'elemosina e i buoni di cuore che vogliono fare un'offerta rivolgersi questa domanda a lui. Io le do un euro e lei che garanzie mi dà? Mi piacerebbe ascoltare l'ultimo disco di Valerio Scanu, ma l'ultimo, è così proprio non cante più. Mi piacerebbe entrare nella biblioteca del Vaticano, frugare fra i vecchi testi e trovare un Playboy, possibilmente ancora nuovo, ecco, se è possibile. Mi piacerebbe vedere Rosy Bindi vestita da donna. Mi piacerebbe vedere Malgioglio vestito da uomo. Mi piacerebbe vedere Belen vestita. Mi piacerebbe vedere mia madre fumarsi un cannone di Maria e poi dirle: te l'avevo detto! Dai, hai visto che te lo dicevo!